È un piacere e un onore avere sia Fausto Cardella che Beatrice Chioccioni della Fondazione Umbria contro l'usura al Dipartimento di Economia. È un tema importante, una realtà spesso sommersa che oggi cercheremo di capire meglio grazie ai graditi ospiti. Dottor Fausto Cardella, non c'è bisogno di presentarlo ai nostri telespettatori in Umbria, non solo, perché ricordo questa trasmissione, ma un po' in tutte le regioni italiane. È stato un noto, importante magistrato, però oggi continuo a farlo in qualche maniera, però, perché oggi è presidente della Fondazione Umbra contro l'usura. Ecco, dottore, io voglio capire. Intanto, oggi quali sono le principali forme di usura? Perché poi si dice usura, ma insomma si capisce che è un prestito di denaro a interessi, diciamo, molto elevati, oltre la soglia di quella prevista dalla legge, però ha tante tipologie, ha tante sfaccettature, immagini. Ecco, quali sono oggi le forme che ci sono di più e quelle più preoccupanti? Prima di tutto devo ringraziare l'Università di Perugia, il Dipartimento di Economia e il suo direttore, il professor Marcello Signorelli, per questo invito. Invito a parlare agli studenti. È importante sotto almeno due profili, perché ho il contrasto a qualsiasi forma di illegalità. È prima di tutto un contrasto culturale, una crescita culturale. Quindi questo rapporto della Fondazione Umbria contro l'usura con l'Università, propiziato dal direttore del Dipartimento di Economia, è un rapporto virtuoso che noi intendiamo coltivare e del quale siamo grato. Per rispondere alla sua domanda, oggi sinteticamente possiamo dire che ci sono almeno tre forme di usura. C'è l'usura della criminalità organizzata, della mafia, della camorra, delle grandi organizzazioni criminali. Un'usura pericolosa, un'usura che mira a far guadagnare le consorterie mafiose, ma soprattutto a controllare il territorio attraverso appunto l'immissione di denaro sporco e l'acquisizione di beni produttivi che sono stati in crisi e che vengono recuperati attraverso queste forme di usura che poi alla fine portano ad appropriarsi del bene e talvolta anche delle persone. Poi c'è una seconda forma di usura che possiamo definire l'usura della porta accanto. Cioè l'usuraio oggi, abbandoniamo l'idea delle figure dell'Ottocento tratte dai romanzi di Dickens e di Dostoevsky, quei grandi romanzieri dell'Ottocento. Oggi l'usuraio è un vicino di casa, una persona che conosciamo, che ha una disponibilità e che te la offre. Ma soprattutto è cambiata anche la tipologia delle persone che ricorrono all'usura. Non è più solo il piccolo commerciante che ha avuto un dissesto, che ha avuto un problema, il piccolo artigiano. Oggi purtroppo, data la situazione, chi è a rischio usura è l'impiegato, la persona anche con un reddito discreto, 1.500 euro, 1.800 euro, che ha fatto il mutuo 10 anni prima e che si trova, per una serie di motivi contingenti della vita, in difficoltà. E allora è facile in quel momento avere l'offerta, accettare l'offerta. No, questo è veramente perdersi. Poi c'è una terza usura che è quella più complicata. Ne parleremo, spero, in un convegno che la Fondazione sta organizzando, sempre d'intesa con la Università e con il Convento dei Monte Ripido dei Frati Minori, dell'Ordine dei Frati Minori di Assisi. E l'usura, come possiamo dirla, bancaria, ma un'usura incolpevole, un'usura non dolosa, ma per questo può portare, ma non meno pericolosa, può portare a dei tassi di interessi notevoli, per un meccanismo che ormai è un po' forse obsoleto, perché la legge del 96, appunto di 30 anni fa, e forse oggi bisognerebbe fare un tagliando perché sono cambiate le situazioni economiche alle quali si ispirava quella legge. Senta, fra poco, perché questa intervista, lo accennava lei prima, si svolge prima dell'incontro qui all'Università di Perugia, al Dipartimento di Economia dell'Università di Perugia, fra poco lei conterà gli studenti, farà uno speech, insomma, questo è un invited lecture, quindi agli studenti. Ecco,
che cosa piacerebbe che alla fine gli studenti portassero a casa dalla sua relazione, e poi immagino che faranno anche delle domande. Ma a me già sarebbe importante che gli studenti, che sostanzialmente sono la classe di domani, la classe dirigente, ma sono la società di domani, portassero con sé questa consapevolezza che l'usura è un rischio, ma che soprattutto, come un po' le certe malattie o le malattie in genere, se viene presa e contrastata in tempo, può non essere pericolosa. Ecco, la prevenzione, l'intervenire subito, quello che la Fondazione si cerca di fare, è forse il rimedio migliore contro l'usura. Quindi non finire mai in mano agli usurai, no. Non conviene mai poi alla fine. Ma no, non conviene, perché l'usuraio significa morte dell'azienda, morte economica e talvolta purtroppo sappiamo anche morte fisica della persona che si rivolge. E anche maltrattamenti, perché talvolta mi risulta, insomma, ho parlato con una persona che aveva preso soldi a prestito, mi ha raccontato la moglie che lo chiamavano, andavano, ma in posti isolati, e lo picchiavano però con strumenti che non lasciano, non sono evidenti all'esterno. Sì, le forme di riscossione, diciamo, usate dagli usurai più creativi sono piuttosto raffinate, ecco, evitare di trovarsi in queste situazioni. Chioccioni è l'avvocato della Fondazione Umbria contro l'usura. Abbiamo sentito il dottor Cardella che ci ha fatto un quadro delle forme di usura e del fatto che non conviene mai, insomma, mettersi all'usura. Però vorrei capire proprio come funziona la Fondazione, qual è il suo ruolo nell'aiutare, nell'assistere, insomma, nel cercare di tirare fuori una persona che si trova nella situazione di essere usurata. Diciamo innanzitutto che rispetto alle tre diverse forme di usura che possiamo considerare in Umbria, quella prevalente è l'usura del vicino di casa. Difficilmente, diciamo, abbiamo cognizione di usura legata a fenomeni criminosi di ampio spettro come camorra o mafia. Qui l'usuraio è effettivamente il vicino di casa, il compaesano che presta denaro ad interessi appunto usurari, al proprio amico, anche parente, a conoscenti. Poi nelle piccole cittadine come quelle umbre molto spesso anche il nome circola, no? Quindi si sa a chi rivolgersi e si sa anche che rivolgendosi a quella persona si vive in un contesto di totale privacy. Ecco, la privacy è un elemento fondamentale, perché uno dei motivi per cui ci si rivolge all'usuraio è il fatto che l'usuraio garantisce la massima riservatezza. Perché? Perché avere bisogno di denaro implica un sentimento di vergogna molto forte che poi ti porta al silenzio. Noi innanzitutto con la Fondazione Umbria contro l'usura cerchiamo di abbattere questo muro di silenzio, cerchiamo di dare ascolto alle persone che si trovano in difficoltà, capire le motivazioni per le quali si trovano in difficoltà e hanno avuto anche solo il pensiero di ricorrere all'usuraio. E da questo, quindi da una diciamo narrazione che ci viene fatta dal nostro assistito, noi partiamo. La narrazione quindi fa riferimento non soltanto all'aspetto, diciamo, più prettamente economico, perché necessariamente dobbiamo fare un censimento di quelle che sono diciamo le passività, gli elementi di debito che vengono maturati dal nostro assistito, ma anche un racconto di natura psicologica, morale, rispetto alle motivazioni appunto dell'indebitamento. Quindi facciamo innanzitutto una audizione, da questa audizione facciamo un report complessivo della posizione del soggetto assistito, censiamo le posizioni attive, quindi quali sono i redditi e quali sono i cespiti patrimoniali disponibili, e facciamo un censimento di quelle che sono le passività e quindi i debiti. A questo punto affidiamo al nostro assistito un avvocato di fiducia tratto dal nostro albo di avvocati fiduciari, che viene scelto in base alle competenze specifiche e anche in base alla territorialità, in modo tale che il nostro assistito abbia la possibilità di avere un avvocato vicino a lui, a cui rivolgersi nella massima, diciamo, anche comodità, tra virgolette. L'avvocato ha il compito di operare dei saldi e stralci con i creditori, in modo tale che poi il complessivo debito possa essere sostenuto, sostenibile.
Di conseguenza, una volta raggiunta la sostenibilità, la Fondazione emette una garanzia fideiussoria in favore di una banca che è con noi convenzionata, banca che poi potrà erogare in favore dell'assistito un mutuo o un finanziamento con il quale saranno pagati i creditori dell'assistito. In questo modo l'assistito ha la possibilità di non solo abbattere il proprio monte debitorio, ma costringerlo all'interno di un unico rapporto finanziario, di un'unica rata mensile che possa essere per lui sostenibile. Così poi non ha più il pensiero, diciamo anche solamente l'idea lontana di potersi rivolgere all'usuraio, perché non ha più debiti, anzi ha una rata unica, sostenibile, e si è in questo senso anche riconquistato il proprio onore in un certo senso. Senta, l'usuraio, ammettendo che sarà capitato che una persona dice sì, io con tizio, che fa? Lo segnalate oppure no? Allora, innanzitutto noi spingiamo il soggetto vittima dell'usura a sporgere denuncia, perché siamo consapevoli del fatto che sporgere denuncia è un atto di coraggio che implica delle anche non solo conseguenze personali ma anche familiari, quindi deve essere un atto di coraggio fortemente voluto dall'assistito, dall'usurato. Chiaramente il momento in cui l'usurato sporge denuncia viene assistito dalla Fondazione sia a livello legale che finanziario, ma sia anche morale e psicologico, perché nel momento dell'ascolto c'è anche un momento proprio di assistenza psicologica, quindi viene supportato e non viene lasciato da solo. È anche vero che però la Fondazione ha dei doveri, quindi nel momento in cui c'è un'usura conclamata, una attività criminale che viene appunto denunciata anche informalmente, la Fondazione ha l'onere comunque di sporgere, di dare notizia di questo fatto all'autorità giudiziaria, che poi sì, con non semplicemente, non magari una querela, una denuncia, ma anche semplicemente un esposto per dire andate a verificare, fate delle indagini, valutate voi se ci sono gli estremi per la procedibilità rispetto al reato d'usura. Senta, così capisco che ogni prestito avrà i suoi interessi anche secondo le tipologie, però insomma un tasso usurario medio, se si può dire, oggi quanto paga questi poveri disgraziati che finiscono in questa rete? Allora, il problema sta nel fatto che soprattutto negli ultimi anni c'è un innalzamento molto molto forte del costo del denaro. Questo implica il fatto che anche i tassi legali siano molto di più gravosi rispetto a quelli che c'erano diversi anni fa. Basti pensare che il tasso soglia per quanto riguarda i mutui ipotecari oggi è il 15%. Il tasso soglia significa che sopra il 15% siamo già in usura, no? Chiaramente l'usuraio poi valuta in maniera discrezionale quale è il tasso, diciamo, che ritiene di applicare. Per quanto riguarda invece l'usura, quella che è connessa a rapporti legali di finanziari, mutui, quindi finanziamenti eccetera, è il tasso soglia che ci indica quando è usura e quella che è usura. Sopra il tasso soglia è sempre comunque usura, e quindi il tasso eccessivo, quello usurario, non è dovuto e nessuno deve essere chiamato a pagarne. Quando è stato nominato presidente della Fondazione Umbria contro l'usura, si aspettava di trovare un mondo diverso, più esteso, meno esteso, un fenomeno più grave, meno grave? Come se lo immaginava prima proprio di trovarcisi faccia a faccia? Sicuramente mi aspettavo qualcosa che non c'è più, o perlomeno che c'è molto meno. La tipologia di colui che può rivolgersi alla Fondazione Antiusura è cambiata, come è cambiato il mondo, come è cambiata la società. Ripeto, oggi questi rischi di povertà o di bisogno, non so se possiamo parlare, sono pertinenti ad altre categorie che una volta erano considerate invece assolutamente immuni. Il reddito fisso, per esempio. Avere un reddito fisso è sempre stata una condizione che ti metteva abbastanza al riparo dall'usura se tu sapevi organizzarti. Oggi invece non basta il reddito fisso e non basta nemmeno sapersi organizzare, perché c'è un insieme
di concause, di spese che sopravvengono nel corso del tempo con l'aumento del costo della vita che ti possono portare a questo. Questo non me l'aspettavo. Devo dire anche che ci sono altre cose che non mi aspettavo. Mi aspettavo che la Fondazione Umbria contro l'usura, che esiste da 30 anni, fosse più nota. Invece mi sono reso conto che, e per questo anche ringrazio, come ho fatto prima, l'università, ma ringrazio anche lei e la sua TV, perché ci dà la possibilità di farci conoscere. La Fondazione ha una dimensione regionale, ma in realtà pochi anche a Perugia stesso, dove c'è la sede, la conoscono. Quasi nessuno la conosce, ma vorrei dire adesso la conosceva, perché stiamo facendo un intenso lavoro di pubblicità fondata tutta sull'aiuto disinteressato. Noi non possiamo permetterci campagne pubblicitarie, ma ecco, approfittiamo e beneficiamo della simpatia, se così possiamo dire, anche dell'attenzione che i mezzi di informazione, le persone, le istituzioni soprattutto ci stanno riservando. Senta, ci sono anche in altre regioni in realtà come questa Umbra? Sì, perché la legge del 96 diede la possibilità di creare delle fondazioni antiusura che magari hanno anche nomi diversi. Sicuramente c'è in Lombardia, sicuramente c'è in Toscana, c'è in altre regioni, non c'è forse in tutte le regioni. Sembra insomma che sia in forte espansione, no? Con la ludopatia che è diventata insomma un fenomeno preoccupante, vasto. L'usura legata proprio sia alla ludopatia, quindi al vizio del gioco, il vizio compulsivo del gioco, sia all'altro aspetto che è la droga, l'acquisto della droga, insomma. Ci sono, è un'area che tenete sotto osservazione dei casi su questi due aspetti? Sicuramente c'è una casistica non particolarmente elevata, ma c'è una casistica che dà conto anche del fatto che si arriva all'usuraio o si arriva anche semplicemente a un sovraindebitamento a causa di malattia da gioco o tossicodipendenza. Non necessariamente ci si rivolge all'usuraio per pagare il proprio spacciatore, ma molto spesso si sottraggono i soldi destinati al pagamento del mutuo per quanto riguarda la casa per acquistare la droga oppure andare nelle sale gioco. Questo è molto frequente, è anche vero che la Fondazione è attiva da questo punto di vista, perché nel momento in cui in fase di ascolto si ha anche solo il sentore che la ragione dell'indebitamento oppure appunto della condizione di usurato deriva dal gioco o dalla tossicodipendenza, si chiede all'assistito che avvii un percorso psicoterapeutico che lo porti poi ad uscire da questa problematica. Se accertiamo con la Fondazione che l'origine dell'indebitamento, l'origine della condizione usurato deriva da quello, spingiamo innanzitutto l'assistito a rivolgersi al CERT, all'ASL, al proprio medico di famiglia per avviare un percorso di risanamento anche fisico, psicologico della propria posizione, indagando anche le ragioni per cui si fa ricorso al gioco, si fa ricorso agli stupefacenti. Quello che però bisogna sottolineare è questo: nel momento in cui la Fondazione prende in carico la posizione di una persona, se la prende in carico e si assume la responsabilità a 360 gradi di quella persona, questo significa che chiaramente le condizioni di tossicodipendenza e di ludopatia vengono particolarmente attenzionate, ma c'è tra virgolette una clausola di salvaguardia che garantisce la bontà dell'operazione che la Fondazione mette in campo, ed è questo: la Fondazione non dà soldi in mano a nessuno, l'assistito da parte della Fondazione non avrà mai un centesimo, non avrà mai un soldo spendibile in qualcosa di diverso rispetto a quella che è la finalità della prevenzione e della lotta all'usura. Questo che significa? Significa che noi emettiamo garanzie fideiussorie in favore di una banca, di un istituto di credito convenzionato che non dà il mutuo o il finanziamento nella disponibilità
disponibilità dell'assistito, ma attraverso un conteggio specifico semplicemente paga i debiti. Quindi non passano soldi nelle mani dell'assistito, il mutuo o il finanziamento che viene concesso è vincolato in maniera specifica ad ogni singolo debito e quindi conseguentemente non c'è il rischio che i soldi che vengono diciamo concessi con la fideiussione della garanzia vengano utilizzati in diciamo via deviata rispetto a quella che è la destinazione naturale e legale. Perché deve andare appunto all'incontro con gli studenti. Ricordo che siamo qui al Dipartimento di Economia dell'Università di Perugia e così frigge anche la dottoressa Beatrice Chioccioni, che è appunto l'avvocato della Fondazione Umbra contro l'usura. Però un'ultima domanda la volevo fare. Negli altri paesi sviluppati d'Europa, più sviluppati e grandi, Germania, Francia per capirsi, c'è un fenomeno dell'usura almeno nelle dimensioni in cui c'è in Italia oppure ha altri aspetti o c'è molto meno? Ma non ho i dati per poter rispondere con certezza a questa domanda. Non ho informazioni sufficienti per poter dire sì, però posso fare un ragionamento. L'usura è il secondo peccato o reato più antico del mondo. Difficile che sia soltanto in Italia. Il primo, immaginiamo. Grazie dottor Cardella, grazie alla dottoressa Beatrice Chioccioni, avvocato della Fondazione Umbria contro l'usura. Ripeto, il dottor Cardella è il presidente della Fondazione Umbria contro l'usura. Grazie mille.